Pescara ricorda il giudice Emilio Alessandrini a 39 anni dall'omicidio. Sindaco, una cerimonia breve e significativa, perché è giusto non dimenticare, e anche oggi, come negli anni passati, c'è stata questa importante partecipazione dei ragazzi delle scuole. Io penso che il senso della memoria, appunto, però poi non è il valore individuale di un figlio, ma il valore collettivo di una piazza che si riempie di persone, che sono le scuole, che sono le istituzioni, che sono i cittadini che passano qui per caso magari, perché appunto la memoria è quello che io penso sia una specie di spina dorsale della nostra collettività, perché se tu non sai la lezione di quello che è successo ieri è difficile che poi sei in grado di affrontare le sfide del domani e del futuro. Una lezione che voi tramandate ai ragazzi? Io penso che poi alla fine il senso migliore sia questo, dopo la cerimonia con così, l'inno nazionale, andremo in una scuola appunto a ricordare cosa sono stati gli anni di piombo in Italia, cosa ha significato negli anni 70 il terrorismo in questo paese, perché terrorismo è una parola che conosciamo oggi in una dimensione, diciamo, diversa da quella degli anni 70, il terrore globale, il terrorismo internazionale, gli attentati suicidi, ma in Italia negli anni 70 c'è stata una guerra civile non dichiarata da una parte che voleva abbattere lo Stato a colpi di P38 e lo Stato. Ci sono stati 500 morti, fra cui Emilio Alessandrini, che era mio padre. E ricordiamo quella stagione per evitare qualunque revanchismo violento che possa così trovare terreno fertile in un momento in cui c'è certamente una grande crisi sociale, ma in cui le risposte vanno date entro i binari della Costituzione, della legalità, della democrazia rappresentativa.